Ok, io le linko, le dirò, le scriverò una serie di numeri cifrata uscita dal nostro computer e lei deve dirli ad alta voce ogni numero e diciamo appena dice un numero deve dire pausa, capito? Quindi dirò 1 pausa, 2 pausa, ok? Ma perché? Per identificare che sia il suo account e non ti, ad esempio, questo è il tuo account, però un tuo amico lo usa. Quindi per identificare che sei te dal tuo Questo account. non lo usa. Quale account? Quello di Sì, Skype? quello di Skype. No, non lo usa nessuno. Ma ci potrebbero essere hacker. Ok, ora lei mi deve dire questa serie di numeri che ho registrato, che è uscita fuori dal computer. Due pause, sei pause, sette pause, quattro pause, tre pause, due pause, sei pause, sette pause, sette pause, sette pause, sette pause. Ok, aspetti che la registro un attimo. Ok. E può andare. Può andare, può andare. Io utente di Skype numero due pause, sei pausa, sette pause, quattro pause, tre pause, due pause, sei pause, sette pause, sette pause, sette pause, sette pause, ovviamente, volgarmente demoni. Denominato secondo la clausola testuaria 77 bis, nego recessivamente di aver l'HIV poiché non ho avuto nessun contatto con Infection Hack Quadfid. Ammetto inoltre di essere innocente di non usufruire dello speciale mezzo disponibile. Dispostomi Headshot bitch, qui è dispostomi. dell'stato vegetativo all'HIV e quindi la penetrazione avvenuta risulta protetta dall'utilizzo di un condom fornitomi della società. Peraltro non sono responsabile di atti osceni in luogo pubblico e nego di aver preso parte al tutorial del Temper Shop. E lei mi dovrebbe promulgare una bolla fatta dal Papa. Sai chi è il Papa? Sì. Che noi usiamo per fermare il mezzo di penetrazione che ci è stato dato per penetrare. Però, siccome non vogliamo penetrare a casa sua, e lei vuole penetrare? Cioè, scusami, lei vuole che noi penetriamo a casa sua? A te quando ti senti pronto. Di la bolla papale. Cioè devo leggere. Esatto, come prima. È un momento importante nella vita di un giocatore, spesso atteso e temuto. L'ingresso del server è protetto da una piccola membrana elastica, limene. Essa è forata al centro per lasciar passare il sangue dell'HAC o delle HAC, ma sparisce durante il primo rapporto penetrativo. L'HAC del player lacera questa membrana durante la penetrazione, quando l'atto viene chiamato defloratura. In questa occasione è possibile vedere piccole perdite di sangue e provare un po' di dolore, ma non accade sempre. Inoltre, il dolore è spesso dovuto a una certa Ok, tensione. aspetta, credo di averti dato una cosa sbagliata. La dissenteria è una perdita di acque acquose. Una persona che dissenteria in genere defeca più di 3 volte al giorno, producendo più di un lag nelle 24 ore. Il virus chiamato herpes simplex può colpire non solo le labbra, ma anche le natiche o la zona pelvica. Si parla in questi casi di HAC genitale, una malattia infettiva o contagiosa caratterizzata dalla comparsa di vescicole dolorose sulla pelle o sulle mucose dell'area genitale. Nonostante questo tipo di acto sia spesso causato da un altro ceppo virale chiamato herpes simplex di tipo secondo, anche di herpes simplex di tipo primo episodio, particolarmente fastidioso e doloroso, compare entro 15 giorni del contagio e può perdurare anche per parecchie settimane. Virus
La sede più comunemente colpita è quella di un campo, ma piccole bollicine possono apparire occasionalmente anche in altre parti del gioco in cui il virus è entrato attraverso piccoli bug. Le fastidiose vescicole possono svilupparsi anche all'interno del cervice, non cervo, uterino e nell'utero. E si accompagnano spesso all'ingrossamento dei linfonodi inguinali dei gamer. Io nego ciò e con il potere conferitomi dal Führer Hitler ritengo di appartenere alla razza ariana di giocatori, ripudiando qualsiasi altro. Arrivo!